Il presidente della regione Enrico Rossi ad Arezzo ha annunciato una variazione del bilancio regionale per coprire le spese di somma urgenza, 2 milioni e mezzo di euro circa, per i danni del maltempo che il 27 e 28 luglio ha colpito più zone della Toscana, seminando danni e causando una vittima nell'Aretino. In tutta la regione si stimano 46 milioni di danni per le aziende, soprattutto agricole, e per i privati, stime inviate a Roma insieme alla richiesta di emergenza nazionale. Se ci viene riconosciuto lo stato d'emergenza, possiamo fare una pianificazione che eliminerà i rischi derivanti dal fatto che occorre fare alcune opere che sono già state individuate e che si vanno a sommare, ci tengo a dirlo, ad opere e a interventi che avevamo già fatto. Non è l'anno zero, ecco, chi dice che adesso intervengo, no, avevamo già fatto una serie di interventi, bisogna farne altri, se li collochiamo dentro lo stato d'emergenza riusciamo a farli prima, quindi è una scommessa importante. Rossi ha anche annunciato l'apertura di uno sportello per le aziende negli uffici del Genio Civile di Arezzo e il sostegno al credito per le imprese agricole.